Buon day! Io sono Barbuto. Ma non ho la barba! E io sono Martina. Benvenuti in questo nuovo video, esattamente un anno dopo per quello che abbiamo fatto l'anno scorso di un I mai insieme. Scomodo con mia sorella. Tra l'altro sembri più alta di me, come mai? Anch'io? Ti porterebbero più rispetto se fossi lì. Addirittura che sono... Ah, ok, adesso metto anch'io così. Oggi c'è aria natalizia nell'aria. Già aria natalizia nell'aria. Iniziamo subito con questo video. Allora, la prima domanda, tra l'altro l'ha disegnati lei, sono molto carini. La prima domanda, hai mai balzato a scuola? Tutte e due, quando? L'anno scorso. Senza dire niente? No, poi l'ho detta la mamma. Ah, l'hai detta la mamma, ok. Avete mai dormito assieme? Sì. Hai mai parlato alle spalle di tua sorella o di tuo fratello o di tua madre? Chiedono anche. No. Anche. Aspettavi che rispondessi io? Sì, perché, cioè... Perché? No, così. Perché se io dicevo sì? No, io avrei messo comunque no, però ero pronta a tirarti la mia... Hai mai baciato un tipo, eh? Hai mai baciato un tipo o una tipa davanti al suo ragazzo o alla sua ragazza? Non che io ricordi. Hai mai rotto un profumo costoso? L'ho rotto. Praticamente nella vecchia casa, non nella mia prima. Cioè non nella mia seconda, non in quella di adesso, in quella che avevo prima, casa a Milano. Praticamente c'era la specchiera, la mensola della specchiera un po' svitata. Ed è caduto il profumo di moschino. Si è spaccato anche un... Si è quebrato anche un lavandino. Si era rotto? Diciamo, un pochino. È rimasto intatto, ma tutto un po' io così. Io quello di papà. Oddio. Non lo so. Adesso probabilmente sì. Avete mai fatto la doccia tutti e tre assieme? Chi è il terzo? Ah, quando eravamo piccoli, io e la mamma. Ah. Ma chi è il terzo? No, forse no. Con la mamma no. No, con la mamma cavolo, no. Cavolo, ci mettevamo tutti nella vasca. Io e te insieme io sì, te sicuramente. Quando tu e la mamma sì, e la mamma sì. Tutti e tre no. Avete mai avuto una cotta segreta che non ha mai saputo nessuno? Si vede? Sì, si vede che sì. Si vede, dai. No, se la avvicini è peggio. Sì. Sì, dai. Hai mai fatto l'amore sul balcone o in giro? Balcone o in giro? Una volta con mia sorella. Okay. Ragazzi, mamma mia, questo birbantello cosa dice? Hai mai bevuto alcolici fino a vomitare? Successo una volta? Tu no? Io sì. La coppia che scoppia. Hai mai detto una parolaccia in classe? Hai mai bullizzato qualcuno? No, assolutamente no. Se non avete visto il mio Draw My Life, andatelo a vedere, proprio per quello non lo farò mai. Hai mai consegnato la verifica senza esserti accorto della parte sul retro? Oddio! Cosa? Sì! Quella di storia! Io una volta ho consegnato una verifica senza essermi accorto che fosse una verifica. Allora ragazzi, alle medie, io ero convinta avessimo la verifica di matematica. Sì. Poi è arrivata quella di storia e ci fa: ragazzi, abbiamo la verifica di storia oggi. E ho risposto solo a tre domande, no? Della pagina davanti. Poi consegno. E dopo che ho finito, io ho finito per prima, mi chiedevo ma com'è possibile, no? Cioè, niente, cioè, mi consulto con gli altri, mi fanno: ma la parte dietro era difficilissima. Oddio. Io, quale parte dietro? Questo è un trabocchino. E ho preso tre. Bello. Un bel trabocchino. Perché ho fatto tre punti. Hai mai cagato sotto? Sotto qua, sotto un tavolo, sotto una sedia? O sotto ti sei mai cagato sotto? Beh, cagato quando sei piccolo col pannolino. Addosso io tanto. In tutti i miei video dove dico: mi fate delle domande? Sì, c'è qualche domanda con la sulla cacca. Cioè, hai mai cagato sul balcone? La mia cacca è attraente. Perché secondo me danno per scontato che tu caghi ovunque. Chi sarà? Vai tu. Vado io. Che tu caghi o che tu caga? Oddio. Io l'italiano. Continuiamo. Hai mai messo il gelato nei capelli? Per sbaglio. Mi sbaglio? Io no. Io no, mai successo. Te sì, come hai fatto, scusa? Cioè io ho delle liane qua al posto dei capelli. Immagini, ti cadere. Tarzan.
Mangi, vai così, ti va tutto sui capelli. Hai mai cantato in autostrada come un pazzo? Qualcuno ti ha visto? Sì, ogni volta che guido, non solo in autostrada. Sempre canto in autostrada. Ma in autostrada no. In tutto a parte. Cioè io canto, felicemente canto. Hai mai vomitato in autobus? In metro una volta. Come in metro. Successo. Stavo male. Hai mai cucinato per qualcuno, però quello che hai cucinato ha fatto schifo? Sicuramente sì, ma mi hanno mentito. Mi hanno sempre detto che cucino bene, ma sicuramente qualche volta ho cucinato male. No, perché io non cucino per gli altri. Sincero, sincero. Hai mai fatto una bravata talmente tanto grossa da essere messo in punizione? Troppe volte le elementari. Successo. Ti ricordi che tornavo tutti i giorni? Ah, mi hanno messo in castigo. Avete mai tradito l'amicizia di un vostro amico? No, dai, sempre bravo con gli amici. Qualche volta capita di litigare, ma tradire la fiducia, no. No, tradito l'amicizia, no, mai tradito l'amicizia. Perché ci stai pensando? No, stavo pensando, perché magari l'ho fatto involontariamente. Hai mai dormito fuori casa? Dipende. Sì, dagli amici. Sì. Cioè, il cane fa casino, fa casino. Hai mai mangiato fagioli e Nutella? No, no, che schifo. Che schifo, ragazzi, ma come mi viene in mente? Hai mai fatto la cacca in autogrill? Assolutamente no. Io non ho il tuo stesso problema. Mi sta venendo lo pelucca. No, mi scappava in autogrill, evito di farla. Non ho capito, l'hai fatta? Una volta. Ma anche a scuola, sei ancora viva, però. Ma scusa, quando ti scappa in giro, come fai? La tengo. Io non ci riesco, Giuseppe. Io la faccio sola, cioè, io non ho questo problema. Cioè, io riesco a farla ovunque. Certo. Cioè, se sono a casa di qualcuno evito, solo però. Solo a casa mia. Però in autogrill se ti stai cagando addosso. In autogrill? Vai in bagno. Ma mica mi appoggio al water, eh. La pelle d'oca. Ma ragazzi, ma che problemi ha? Hai mai parlato nel sonno? Se Martina lo fa sempre. Ragazzi, io credo di essere sonnambula. Se fai proprio i discorsi, se parli si rispondi da solo. Racconta qualche aneddoto di quando mi sentivi. Adesso non me li ricordo. Beh, io una volta mi sono seduta sul letto a chiamare il cane. E mia mamma mi diceva di andare a dormire. E io mi sono svegliata, ho sbattuto pure la testa, mi ha detto. E ho urlato, è arrivato. Il cane. Non mi è venuto il cane. E poi non so perché mia mamma avrà cercato di svegliarmi. Ha detto che gli ho tirato un calcio, perché comunque se cerchi di svegliare un sonnambulo, cioè... è finita. E poi mi sono svegliata la mattina dopo sul divano. Si sa come. Incredibile. Hai mai preso una multa? No, nella moto, nella macchina. Io sì, parecchie. Beh, una volta in bici. In bici? Come fai a prendere in bici? No, ma lì al corso. Ah, lì al corso. Poi, hai mai fatto uno scherzo a tua mamma? Chiedono. Oh mamma, ne abbiamo fatto uno insieme, poverina, ragazzi. Ah, quello dei petardi. Sì, ma te lo ricordi? Cioè, noi ne abbiamo fatti a valanghe. Cioè, ragazzi, quello dei petardi è stato... Di cosa stiamo parlando? È scoppiata a piangere, poverina. Poverina, si è spaventata un sacco. Quello dei petardi è stato là più bello, perché era così. No, metti tipo... il link, devono vedere. Poi metto il link e ve l'ho andato. Vi lascio qua un pezzettino, ragazzi. Mi lascio qua un pezzettino. Poi se volete andare a vedere, l'ho andato a vedere. Bellissimo. I petardi. Pum, 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 pum. Bene, le domande sono finite. Siamo. Bene, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Se siete nuovi iscritti, commentate con hashtag nuovo iscritto. E poi? Non è grattare, mi sa quei pidocchi. Ne vuoi qualcuno? No, guarda, finito lì, sono a posto. E niente, ci vediamo domani con un prossimo video, perché ogni giorno un nuovo video. Ciao. Ciao.